tutti! Oggi abbiamo fatto una ricetta tipica della Pasqua italiana, la torta pasqualina. Come al solito, tutti i dettagli della ricetta ve li facciamo vedere passo dopo passo, in modo che la vostra ricetta venga perfetta. Gli ingredienti che utilizziamo per fare la torta pasqualina sono 600 g di spinaci, 400 g di ricotta vaccina, 6 uova, ve ne servirà però comunque un altro po' poi per spennellare sopra, 100 g di parmigiano reggiano, noce moscata, pepe e sale, una cipolla piccola, 500 g di farina zero, 250 ml di acqua, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, mezzo cucchiaino di sale. Cominciamo con l'impasto. Si versa la farina, non tutta all'inizio, ci lasciamo un po'. Stiamo aggiungendo il sale e aggiungiamo l'olio. E amalgamiamo mentre versiamo l'acqua. Fare questo impasto è semplicissimo, si tratta di una classica pasta brisée, anche se poi ovviamente della torta pasqualina ci sono tantissime varianti perché può cambiare in base anche ai gusti personali, però secondo noi va un po' rispettata la tradizione, ossia la torta pasqualina classica che viene da Genova, dalla Liguria, quindi noi cerchiamo di attenerci alla ricetta originale il più possibile, con alcuni piccoli cambiamenti, primo fra tutti il ripieno non di biete ma di spinaci. Però vedete, l'impasto potete farlo voi, oppure se preferite comprate il rotolo di pasta brisée, però veramente facile. Continuiamo ad amalgamare a mano. Stiamo aggiungendo l'altra farina che ci siamo lasciati piano piano e continuiamo ad amalgamare. Una volta raggiunta questa consistenza dell'impasto, ci possiamo anche spostare sul piano di lavoro, quindi togliere l'impasto dalla ciotola. Farina sulla spianatoia e continuiamo ad impastare con le mani. La farina, vedete, l'abbiamo utilizzata tutta. E questo tra l'altro è un impasto che non va lavorato più di 5 minuti, la pasta brisée è così, quindi non vale davvero la pena comprarlo per un impasto che non ha bisogno neanche di così tanta lavorazione. Noi poi vi abbiamo fatto vedere veramente step by step come farla, basta seguire tutto il procedimento ed è semplicissima. Vedete, l'impasto deve essere morbido e non appiccicoso dopo 5 minuti di lavorazione. Abbiamo fatto un cilindro e andiamo a tagliarlo col tarocco. In 4 panetti. Peseranno 2,190 e 2,170. Vedete, stiamo avvolgendo così l'impasto formando dei panetti. E sistemiamo i panetti in una teglia che poi copriremo con la pellicola. L'impasto dovrà stare in un luogo fresco per un'ora. Nel frattempo ci occupiamo del ripieno, quindi stiamo tagliando la cipolla. Ci stiamo occupando della cottura degli spinaci, stiamo mettendo un cucchiaio di olio in una pentola capiente. Fiamma media, aggiungiamo la cipolla. Appena comincia a soffriggere, ci mettiamo gli spinaci.
si riducono tanto, quindi anche se adesso sembra che siano tantissimi nella pentola, in realtà poi diventano pochi. Cominciamo già a mettere il sale, appena si riducono poi continuiamo a mettere gli altri. E mettiamo il coperchio già. Stiamo aggiungendo gli altri. Stiamo mettendo ancora gli altri, quindi aggiungete finché sempre si riducono, poi mettete il coperchio, poi aggiungete gli altri. Dopo 8 minuti sono pronti e li scoliamo. Guardate come si sono ridotti, li dovete scolare benissimo, altrimenti poi il fondo della vostra torta pasqualina vi verrà umido. E non è bellissimo vedere il fondo umido delle pizze salate. Mettiamo la ricotta in una ciotola, anche questa ben sgocciolata, altrimenti andrà ad inumidire troppo il disco di sotto della pizza salata. La schiacciamo. Quindi ci stiamo occupando del ripieno della nostra torta pasqualina. Un ripieno anche questo che viene spesso personalizzato, perché la ricetta originale è così, però ovviamente poi la torta pasqualina è diventata popolare un po' in tutta Italia nel periodo di Pasqua. Si tende a preparare per come quasi pane di accompagnamento per il pranzo di Pasqua, e poi quella che avanza la si mangia il giorno dopo per Pasquetta, per il famoso picnic all'aria aperta. Stiamo mettendo la noce moscata nella ricotta. Bisogna dire poi che questa torta il giorno dopo è ancora più buona, favolosa. Il parmigiano reggiano, non tutto, lasciatevelo un po' che lo andremo a mettere sopra al condimento, poi vi faremo vedere. E amalgamiamo. Gli spinaci, come vedete, sono ben sgocciolati, ormai li abbiamo lasciati per 3 ore a sgocciolare, quindi tenete presente questo in modo che la vostra torta pasqualina vi venga perfetta. Li stiamo sminuzzando e li mettiamo nel composto. Ovviamente la torta pasqualina, essendo una torta pasquale, è piena di riferimenti religiosi, tant'è che si dice che le massaie un tempo utilizzavano ben 33 strati come gli anni di Cristo per ottenere la sfoglia. Oggi ci si limita più o meno a 4. Stiamo aggiungendo l'uovo, immancabili anche le uova in una torta pasquale, le uova simboleggiano la rinascita e la vita e l'arrivo quindi della primavera. Stiamo aggiungendo il sale. Un pizzico. Un altro po' di formaggio. Ok. Questo ce lo lasciamo per dopo. Ok, sempre lasciatevi un altro po' di formaggio da mettere sopra poi al condimento. E amalgamiamo il tutto. A questo punto potete anche aggiungere un po' di maggiorana fresca se riuscite a reperirla, in modo da conferire un sapore unico alla vostra torta pasqualina. Questa è l'ennesima ricetta pasquale che vi facciamo vedere. Vi abbiamo già fatto vedere il casatiello napoletano, le scarcelle, quindi andatevi a vedere la nostra playlist che vi lasciamo in basso in descrizione al nostro video di YouTube se volete un menù completo di Pasqua. Abbiamo fatto anche la colomba, quindi c'è tutto. Vedete com'è cremoso e asciutto allo stesso tempo il nostro ripieno. Non ci deve essere acqua. E un po' di pepe. Tiriamo l'impasto. Farina sulla spianatoia e riprendiamo i nostri panetti. Facciamo quindi in totale 4 dischi, 2 andranno sotto e 2 andranno sopra. Noi stiamo utilizzando uno stampo da 26 cm, quindi più o meno cerchiamo di fare i dischi di questa grandezza. L'importante
l'importante poi che alla fine non risulti essere un normale calzone, anche per questo noi gli tiriamo la pasta, facciamo la pasta berrisè, la facciamo noi, altrimenti se utilizzate l'impasto del calzone, l'impasto di pane, vi viene poi appunto un calzone, invece deve essere comunque una torta salata in cui venga rispettata bene o male la tradizione. Altrimenti è difficile poi poterla chiamare torta pasqualina. Spesso ci chiedete: possiamo togliere le uova? Certo, potete togliere le uova se per qualche motivo non potete mangiarla, ma questa è una torta di Pasqua e le uova ci dovrebbero essere, altrimenti non ha senso, e non ha senso chiamarla torta pasqualina. Stiamo facendo adesso il secondo panetto, lo stendiamo, lo facciamo della misura del precedente e poi vi facciamo vedere quello che facciamo con i due panetti. Questo è lo strato inferiore della nostra torta. Probabilmente vi interessa sapere che questa è una torta che esiste addirittura dal 500, ma aveva un altro nome, si chiamava gaffatura e si intendeva una ricetta di verdure chiuse in due dischi di pasta cotta nei forni pubblici, perché prima si faceva così, e si distinguevano ponendo l'anagramma di famiglia sul bordo. Ne parla l'umanista Ortensio Lando, che adorava questa torta rustica. Ovviamente poi nel corso del tempo la ricetta è arrivata anche in altri luoghi d'Italia e ovviamente cambiando un po'. Per esempio, al posto delle bietole ci si mettono le erbe selvatiche, oppure i carciofi, gli spinaci, il radicchio. Si fa comunque sempre nel periodo di Pasqua, per esempio a Napoli si chiama pizza chiena con dentro i formaggi e i salumi, però in genere la Pasqua è il periodo delle torte salate. Queste torte salate poi sono buonissime anche fredde, quindi le potete utilizzare benissimo nei buffet. Anche se fate una festa, quindi indipendentemente poi dal legame di questa torta con la Pasqua, togliendoci per esempio le uova, diventa una torta poi salata con spinaci e ricotta. Ungiamo la nostra teglia, questa è la teglia che andremo ad utilizzare noi, se ne avete una ancora più alta è anche meglio, però come vedete a noi viene benissimo anche in questa teglia. La stiamo ungendo di olio, poi in vetro, quindi riusciamo anche a vedere bene la cottura sotto, a controllarla. L'abbiamo fatta, vedete, molto sottile. Ungiamo l'impasto di olio, un po' di farina sopra e andiamo ad unire le due sfoglie, una sull'altra, vedete? Per questo devono avere più o meno la stessa grandezza e questo è proprio il fondo della nostra torta salata. Ok, quindi altro passaggio fondamentale è quello di far uscire l'aria. Come si fa? Basta metterla bene. Ok, quindi adesso bisogna spingere bene i due strati, sovrapporli bene e passarci poi. Una leggera schiacciata. Ok, quindi la tiriamo ulteriormente con il mattarello. Non molto, appena appena. Ok. E la livellate giusto un po' ai bordi. L'abbiamo piegata su se stessa, vedete? E l'abbiamo messa nella teglia, adesso la riapriamo. Cercate di sistemarla bene ai bordi. Vedete come stiamo facendo noi? Facciamo qualche buchino sotto. Ed eccola bella sistemata. Altra farina sulla spianatoia, stiamo tirando le altre due sfoglie. Sono le sfoglie che si mettono sopra e quindi più piccole. Cominciamo a riempire la nostra torta pasqualina. Il ripieno ce l'abbiamo già pronto. Abbiamo tirato tutte le sfoglie. Riscaldiamo il forno a 180 gradi statico. Cominciamo a fare una conca. Lo stiamo facendo con un cucchiaio. Ne facciamo 5. Ok, ne faremo 5. Questo sarà lo spazio per le uova.
Vedete, abbiamo fatto delle conchette perfette in modo da metterci le uova dentro. Andiamo a mettere quindi l'uovo nelle conchette. E voilà! E questo è l'ultimo, abbiamo finito. Ecco, vedete, non deve assolutamente fuoriuscire, sono perfette. Ricordatevi di mettere alla fine un pizzico di sale sulle uova e il parmigiano che vi avevamo detto di lasciarvi in modo da metterlo sopra al ripieno. E la torta pasqualina così vi viene veramente perfetta. Già così ha un ottimo aspetto. Quindi per la parte di sopra abbiamo tirato sempre le due sfoglie come abbiamo fatto per la parte di sotto. Ma sempre ovviamente più piccola perché andrà sopra. Le stiamo unendo, stesso procedimento di prima. A questo punto noi facciamo i buchi con la forchetta. Lo facciamo prima, non lo possiamo fare dopo, come in genere si fa per le torte salate, perché altrimenti ci sono le uova, non si può fare. Quindi noi lo stiamo facendo così. Questi buchi servono per non far deformare la nostra torta pasqualina, altrimenti si gonfia. E possiamo mettere l'impasto sopra per chiudere la nostra torta pasqualina. Adesso andiamo ad eliminare la pasta in eccesso ai bordi. Schiacciamo, vedete, i bordi con le dita. E la pasta in eccesso la togliamo, la tagliamo con il coltello. E a questo punto si fa il cordone tutto intorno. Per rendere poi la nostra torta salata perfetta dal punto di vista estetico, quindi del colore, per renderla dorata e lucida, stiamo spennellando un tuorlo sbattuto. Questo tuorlo ovviamente è oltre alle uova che avevamo detto all'inizio, quindi vi servirà anche un tuorlo in più. La nostra torta pasqualina è pronta ad andare in forno, 180 gradi statico. Bene, la nostra ricetta è terminata, la torta è stata 50 minuti nel forno, la possiamo sfornare. Ed eccola qui! Se vi è piaciuta questa ricetta, come al solito, scriveteci nei commenti, scriveteci quali sono le ricette che non possono assolutamente mancare nel vostro menù di Pasqua. Se rifate la nostra torta pasqualina, taggateci su Instagram, mandateci le foto su Facebook, ormai è diventato un gruppo attivissimo, e come al solito attivate la campanella in basso a destra al video di YouTube in modo da ricevere le notifiche tutte le volte che facciamo una ricetta nuova come questa. Sul nostro sito www.cucinageek.it trovate altre informazioni sulla torta pasqualina. A presto, ciao!